Attenzione giusta, non bisogna caricare assolutamente la partita più del dovuto, perché tanto il derby si prepara già da sé, e quindi ho cercato di preparare questa partita in modo diverso da tutte le altre, chiaramente, perché è inutile nasconderlo. E il derby è una partita particolare, soprattutto questo lo sento dire da quando sono arrivato, dal primo giorno che sono arrivato. E io ne ho fatti di derby, ma credo che questo qui veramente è un derby molto ma molto particolare, e ci tengo tantissimo a giocarlo con la testa giusta. E perché martedì, glielo ho detto già ai ragazzi, con la ripresa degli allenamenti, per noi il campionato si ferma. E non è una partita da campionato questa, è una partita assolutamente a sé. Una partita che noi assolutamente dobbiamo affrontare nella massima carica agonistica, per andare a cercare di fare un risultato positivo, perché ormai da tanto tempo non riusciamo a portare un risultato positivo a casa nostra, che è lì a Perugia. Quindi da tanti anni, da quando praticamente esistono i derby professionistici, noi abbiamo fatto negli ultimi anni praticamente solo 5 vittorie. Abbiamo perso 10 e ne abbiamo pareggiate 10 su 25 partite nella storia di tutti i derby tra Perugia e Ternana, a Perugia. Quindi non vinciamo in casa praticamente dal 2007, 9 anni. Io mi sono preso un po' di informazione, come sempre. Non si vince a Perugia dal 1991, quindi sono 25 anni che non vinciamo a Perugia. E lo scorso anno abbiamo perso 2 derby, 1-0, sempre alla fine della partita, 83esimo, 87esimo, 90esimo. L'ultimo derby che abbiamo vinto è stato il 92esimo con un gol di Zamperini, voi ve lo ricordate meglio di me. Sempre 97esimo, 92esimo, 93. Questo significa che il derby non finisce mai. Finché non fischia l'arbitro, la partita non finisce mai. Quindi assolutamente l'ho caricata nel modo giusto, e i ragazzi capiscono l'importanza di questa partita. È una partita che noi, come ho detto prima, il campionato per noi si è fermato. È una finale. Vinciamo una coppa, che può essere la Coppa del Mondo, come può essere la Coppa UEFA, come può essere una partita che vinciamo praticamente ai playoff per andare. Non possiamo, è una partita unica. Non possiamo permetterci assolutamente di pensare che c'è un'andata e ritorno, unica. Quindi dobbiamo portarcela a nostro favore sotto tutti i punti di vista. E quindi sono io che lo chiedo ai ragazzi, l'ho già detto, sono io che stavolta lo chiedo ai ragazzi, e sarò in debito con loro, perché noi ci dobbiamo armare assolutamente di una corazza d'acciaio, e per una volta dobbiamo andare per rispecchiare la nostra città, per andare lì veramente a far valere questo. Noi dobbiamo rispecchiare la nostra città, dobbiamo giocare per la nostra città, per i nostri tifosi. Sono io che lo chiedo stavolta ai miei ragazzi. E questo dobbiamo fare, perché questo significa avere un'arma in più per noi. Dobbiamo dare una gioia alla nostra gente, che ci segue, e che dobbiamo portarla assolutamente di nuovo allo stadio, perché noi abbiamo bisogno di loro. E questa è la partita giusta per farlo. Arrivato al momento, diciamo che la quarta partita, dopo sappiamo benissimo un poco recupero, e confronto a tutte le altre squadre, ma va bene, l'affrontiamo al massimo delle nostre forze. Io non ho assolutamente nessun dubbio, ma non la svelo, perché devo dirla prima a loro di tutti gli altri, perché è giusto così. Io questa cosa qui la rispetto molto, è giusto che io faccia le mie considerazioni fino alla fine. Non sanno ancora chi gioca, e quindi fino a domani non lo sapranno. Però credo che una partita del genere serva una squadra, appunto come dici tu, di esperienza, che ha un vissuto un po' più pesante dei ragazzi giovani che abbiamo noi. Dobbiamo uscire dal campo che non dobbiamo assolutamente rimproverarci nulla, dobbiamo uscire dal campo senza i mai, sei perché dopo la partita non contano nulla. Quindi questo lo sanno già da 4 giorni, miei ragazzi. Si sono preparati veramente bene, sono stati attenti, sono concentrati, sono carichi, e quindi speriamo che alla fine
per tutti quanti noi, ma soprattutto ripeto, per la città e per i tifosi che torniamo a casa con un bottino importante. Ho parlato con la mia società, ma comunque io ho un contatto sempre diretto con loro, giorno dopo giorno, ore dopo ore, ci sentiamo tantissime volte, quindi non... quello è stato uno dei tanti che mi porta, anzi mi ha fatto piacere vederlo, più che altro perché non lo vedo spesso, però ci sentiamo sempre. È un dovere anche nei loro confronti vincere questo derby. È una gioia che dobbiamo dare anche a loro, insieme a tutta la città, insieme a tutti i tifosi. Quindi assolutamente se lo meritano, perché comunque alla fine su loro sono stati sempre presenti, non sono mai mancati. Questa è una società che è sana e che non ha rischiato mai di fallire. Se andiamo a vedere tutte le altre 40 squadre tra B, Lega Pro e tutte le altre, credo che noi assolutamente sotto questo aspetto non ci possiamo lamentare.